Buongiorno cari studenti, eccoci altra volta in una nuova puntata. Questa puntata poi che vedremo o parleremo dell'unità didattica numero 8, d'accordo? In cui il titolo è Cosa ti piace mangiare? Mangiare. Allora, dal titolo si capisce che poi vedremo la situazione diciamo, al ristorante, no? Bene, ma che l'unità comprende due situazioni, cioè la prima, no? Al ristorante e la seconda parte dedicata al fare la spesa, ossia delle situazioni comunicative per fare la spesa. Cominciamo con la seconda parte, no? Cioè fare la spesa. Come vedete nella foto, no? Qui c'è un signore, d'accordo? Con il carrello della spesa, tutto pieno, d'accordo? Dopo aver fatto la spesa in un mercato, in un supermercato. Vediamo o andiamo a vedere poi l'unità. Allora, come sempre, no? Vi dichiaro gli obiettivi didattici dell'unità, di questa, diciamo, seconda situazione, seconda parte dell'unità, no? Quelle comunicative, cavarsela per fare compere in un negozio di alimentare o al supermercato, quelle lessicali, poiché apprenderemo il nome del cibo, alimenti, verdure, frutta, negozi, eccetera, no? E grammaticalmente vedremo poi un plurale chiamato il plurale regolare e anche l'uso dell'articolo particivo. Cominciamo allora. Da tutti noi, nelle nostre case, no? Poi succede che quando abbiamo il frigorifero tutto vuoto, cioè che non c'è nulla nel frigorifero, no? E nella credenza c'è solo una scatola di tonno, non rimane nulla, no? È arrivato allora il momento di fare la spesa, no? Andare al mercato, andare al supermercato per comprare tutto quello che abbiamo bisogno. Allora, in italiano con l'espressione fare la spesa si intende poi comprare, no? Solo genere alimentare, cioè cibi, bevande, mentre che l'espressione fare spese qui in plurale, no? Ma qui in singolare, fare la spesa singolare, poi comprare alimenti, no? E fare spese in plurale si intende fare shopping, cioè quindi comprare vestiti, scarpe, eccetera, no? Come abbiamo visto nell'unità didattica numero 6, sì, in quel titolo è il colore non mi piace. Allora, la prima immagine qui a sinistra, no? Poi vediamo una signora che si trova in un supermercato che sta prendendo quello poi che ne ha bisogno. Seconda foto a destra, lì si tratta di un mercato. Qui c'è la differenza, no? Ci sono delle persone che preferiscono poi fare la spesa al supermercato, no? Perché è comodo, poi si fa diciamo il servizio, la persona stessa fa il servizio, no? Ma è qui anche poi e altra cosa che i prezzi sono fessi, non si può discutere con il prezzo. Al contrario, ci sono delle persone poi che preferiscono fare la spesa andando al mercato, perché lì poi che si presentano poi le verdure, le frutte, tutto è fresco, anche se può trattare il prezzo con il venditore, no? Allora, e prima di fare la spesa o di andare al mercato, no? Necessario preparare quello chiamato la lista della spesa, no? O scriviamo una lista delle spese, no? Cioè un elenco di tutte le cose di cui abbiamo bisogno. La maggior parte delle persone fa la spesa al supermercato, come già abbiamo detto, no? È un ampio locale, allora il supermercato è un grande locale dove si vendono prodotti alimentari esposti ordinariamente, no? Che clienti prendono da soli, fanno, diciamo, il chiamato in inglese l'autosilf, e pagano all'uscita, poi vanno alla cassa per pagare tutto. Ma possiamo anche poi fare la spesa al mercato, no? Cioè un luogo destinato alla vendita di generi alimentari. In questo luogo troviamo poi vari negozi che vendono frutta, verdura, carne, pesce, eccetera. Allora, poi per fare, diciamo, la spesa, no, possiamo andare al supermercato oppure fare la spesa
andando ai differenti negozi, no? Differenti negozi, ciascuno presenta, diciamo, una merce differente dell'altro. Allora, per esempio, per comprare della carne, no? Per comprare della carne, d'accordo? Andiamo in macelleria, ossia che in macelleria compriamo della carne, no? E la persona, il venditore in una macelleria si chiama macellaio. Allora, per comprare del pane andiamo in panetteria, d'accordo? Questa è una panetteria, no? La persona è il panettiere. E per comprare anche poi del salume o del formaggio andiamo in salumeria, no? E la persona è il salumeio. E poi comprare alimentari, no? Cibi di alimentazione, no? Andiamo poi al negozio di alimentare, o chiamato la drogheria anche, no? Il venditore si chiama poi il droghiere, no? E per comprare del pesce, anche frutti del mare, no? Andiamo in pescheria, no? La persona poi si chiama poi il pescivendolo. E per comprare anche delle frutte, delle verdure, andiamo in frutteria, verdoria, no? Compriamo frutte e verdure, no? La persona, il venditore, si chiama fruttivendolo. E anche poi per comprare pasticce andiamo in pasticceria, d'accordo? Comprare le torte, pasticcini, dolci, eccetera, no? La persona si chiama il pasticciere, no? E finalmente, per comprare del gelato, poi andiamo in gelateria. La persona si chiama poi il gelataio. Bene, come poi avete visto, qui si tratta poi dei differenti negozi, d'accordo? Le merci che ci vendono, e qui le persone, i venditori, come si chiamano in italiano. Ma fate attenzione, d'accordo? Allora, fare attenzione a cosa? Poi fare attenzione all'uso dei, diciamo, la preposizione in, d'accordo? E anche la preposizione da. Allora, per, diciamo, come avrete già notato, visto, no? La preposizione cambia a seconda che si usi il nome del negozio, il locale, o della persona, cioè il venditore, no? Il venditore poi che vende in quel locale, no? Allora, diciamo, vado in macelleria, ma vado dal macellaio, con una persona, no? Andiamo in salumeria, ma andiamo dal salumiere. Allora, poi, quando si tratta del nome della persona, no? La preposizione poi è da, ma quando poi si tratta del locale, il negozio, preposizione in, andare in locale, andare dalla persona, il venditore, no? Quindi usiamo la preposizione in quando è seguita da nome, cioè il negozio, d'accordo? Mentre usiamo la preposizione dal se è seguita poi da nome della persona che vende quel genere alimentare. Benissimo, poi gli alimenti, tutta la merce, no? Tutta la merce che compriamo al supermercato o dai negozi, no? Poi è messa in differenti contenitori, no? Immessa in differenti contenitori dipendendo dal tipo della merce. Allora, vediamo i tipi di contenitori, d'accordo? Di quegli alimenti o di quegli alimenti e cibi. Allora, ci sono diversi contenitori che possono contenere i cibi, no? Le bevande che compriamo, vendiamo, vediamo alcuni. Allora, diciamo, per esempio, un pacco di biscotti, una bottiglia d'acqua minerale, una bottiglia d'olio, un barattolo o un vasetto di marmellata, oppure un vasetto di yogurt anche, no? Una scatoletta, una piccola scatola di tonno o di sardine, una scatola di cioccolatine, anche una lattina di Coca-Cola, no? O di aranciata, un sacco di patate, una confezione di merendine, una busta del risotto già pronto e un cartone di latte, un cartone anche di succo di frutta, un fustino di detersivo, cioè in polvere detersivo, come l'esempio di Child, Ariel, Homo, eccetera, no? E una tavoletta di cioccolato
e finalmente un panetto di burro. Vediamo tutte queste contenitore, d'accordo, con delle immagini. Allora, le avete qua, no? Le vedete qua. Allora, qui si tratta di un vasetto di yogurt, una bottiglia d'aglio, d'olio, non è aglio. Allora, una scatoletta di tonno, d'accordo? Un cartone di succo di frutta. E qui è un barattolo di marmellata, la marmellata o la confettura anche, no? Una merendina al latte, no? Un sacchetto di patatine, un casco di banane, una bustina, cioè piccola busta, una bustina di zucchero, una capsula di caffè, un pacchetto di burro, una confezione di pomodori ciliegi, piccolini pomodori. Seconda immagine o presentazione. Allora, poi diciamo, anche se dici una lattina di birra, no? Una lattina di Coca-Cola, scusate, no, siamo a Ramadan, ma scusatemi. Un vasetto anche di miele, un cartone di latte, un sacchetto di farina, poi un pacchetto di cereali, una dozzina di uova. Allora, le uova si vendono in 12 unità, no? Oppure mezza dozzina delle uova, cioè 6 uova. Allora, una dozzina di uova, un grappolo di d'uva, non confondere l'uovo e l'uva, d'accordo? Allora, una tazza di tè, d'accordo? Un cespo d'insalata, allora, un tubetto di conserva, una confezione, d'accordo? 6 lattini di Coca-Cola, finalmente poi una tavoletta di cioccolato. E anche poi che gli alimenti, no? Tutte le messe che compriamo al supermercato o al mercato, generalmente al mercato, supermercato, no? Tutto poi è confezionato. Al mercato, poi che le compriamo con delle certe misure, cioè le misure della massa, no? Vediamo, quando compriamo qualcosa dobbiamo poi conoscere l'unità di misura, se un litro oppure un chilo. E il litro c'è poi la misura per i liquidi, d'accordo? E le altre che non sono liquidi, la misura è il chilogrammo, no? Allora, un litro di latte, un etto di prosciutto, un etto significa 100 grammi, un etto, allora equivale a 100 grammi, un etto di prosciutto, un chilo poi di pane. Allora, il pane in Italia, no, si vende diciamo con dei chili, no? Un mezzo chilo di mele, 2 etti di formaggio, cioè 200 grammi del formaggio. Allora, un chilo, poi milligrammi, no? Mezzo chilo, poi 500 grammi, eccetera, poi i 100, un etto, poi significa 100 grammi, no? 100 grammi. Bene, e per, diciamo, fare la spesa, no? Necessario poi portare dei soldi, no? Facciamo la spesa, le compere con dei soldi, no? Allora, noi abbiamo come la nostra valuta è il dirham, d'accordo? Ma che in Italia la valuta è l'euro, come tutta l'Europa, ossia come i paesi dell'Unione Europea, no? Vediamo poi che l'euro, no, è fatto con delle monete e anche dei banconote, cioè dei biglietti, no? Ma vediamo, in Italia la moneta è l'euro, come in molti paesi dell'Europa, no? Ci sono monete, queste, no? Delle monete, d'accordo, di metallo, e banconote di carta biglietti. Vediamo poi il valore di ciascuno. Allora, poi, le monete sono da un centesimo, no? A cui c'è un errore, poi è scritto un centesimo, 2 centesimi, d'accordo? Un centesimo, 2 centesimi, 5 centesimi, 10 centesimi, d'accordo? E 20 centesimi, qui 50 centesimi, cioè un mezzo euro, qui 1 euro, 2 euro, no? Queste sono poi le monete, d'accordo, dell'euro. E vediamo poi le banconote, no? Vanno dal 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro e 500 euro.
D'accordo? E la parola, diciamo, o l'unità euro rimane invariabile, sia in singolare un euro o in plurale rimane invariabile euro. D'accordo? E anche per pagare, no, al momento di fare la spesa, come abbiamo già visto nell'unità numero 6, quella di poi comprare vestiti, non negozio di abbigliamento, no? Quando poi si compra quello che si vuole, no? Si deve pagare, no? Si deve pagare, paghiamo poi direttamente alla persona, poi in contatti, d'accordo? Cioè con del denaro, con dei soldi, no? E anche possiamo pagare con un assegno bancario, no? Un assegno bancario, oppure che possiamo poi pagare con la carta di credito. Anche in Italia si chiama il bancomat, carta di credito o il bancomat. Allora si può pagare poi in contatti, con l'assegno, con la carta di credito o il bancomat. E alla fine poi che nella cassa, ossia che il cassiere o la cassiera ci dà uno scontrino, no? Una ricevuta, uno scontrino, d'accordo? Allora, leggo. Se non vogliamo pagare con i soldi, d'accordo? Cioè in contanti, no? Possiamo usare la carta di credito, d'accordo? L'assegno o il bancomat, poi bancomat, carta di credito, poi sono quasi similari con una certa differenza tecnica finanziaria, no? E quando paghiamo, il negoziante, il venditore, il cassiere, la cassiera ci dà uno scontrino, d'accordo? E se paghiamo con la carta di credito, ci dà poi anche una ricevuta di pagamento. Avete già indovinato poi che si tratta, ossia che in questa puntata, no? Apprenderemo o vedremo poi i nomi dei differenti alimenti, cibi che si comprano. Cominciamo poi per sapere poi il nome delle verdure e delle frutte in italiano e dopo passeremo a vedere un dialogo, d'accordo? La frutta e le verdure. 1. Diciamo il mandarino, i mandarini plurali, no? El mandarino, mandarini plurale, l'arancia, gli aranci, l'ananas, gli ananas plurali, l'arachide plurale, le arachidi, d'accordo? E seguente poi le noci, la noci singolare, plurale noci, l'aglio, d'accordo? E diciamo uno spicchio d'aglio, come noi diciamo un dente d'aglio, ma in italiano si dice lo spicchio d'aglio. E non confondere con lo specchio, qui spicchio. Allora, la mela, plurale le mele, e il pompelmo, plurale i pompelmi, la ciliegia, plurale le ciliegi, la mandorla, singolare, plurale mandorle, e il pistacchio, e plurale i pistacchi, e il broccolo, il gran turco e gran turchi, grazie. Il mais, anche se può dire il mais, no? La noce di cocco, le noci di cocco. La fragola, plurale le fragole. L'avocado, plurale le avocado. E non confondere con l'avvocato. L'avvocato è una persona, d'accordo? Femminile, l'avvocatessa. E il pomodoro, plurale i pomodori. Il sedano, d'accordo? La patata, le patate plurali, no? Il fragiolo, plurale, no, il fagiolo, plurale, i fagioli. Il carciofo, il ravanello e ravanelli. La frutta, la pera, una frutta, no? La pera, le pere. Il melone, i meloni. La brugna, le brugne. La pesca, le pesche. Il peperoncino e peperoncine, la carota, le carote, la zucchina, le zucchine, e poi la melanzana, le melanzane, e il fungo e funghe, plurale, l'uva, le uve, e non confondere come abbiamo già detto con l'uovo, le uova, no, l'uva, una frutta, no? E plurale, le uve, l'anguria. E anche si chiama il cocomero, la barba bellotta, d'accordo? Le barba bettole, la lattuga, la zucca,
le zucche, plurale, la melanzana, le melanzane, la cipolla, le cipolle, la banana, le banane, l'albicocca, le albicocche, il limone, i limoni, il lampone, i lamponi, il cavolfiore, il cavolo, il prezzemolo, il pisello, i piselli, il peperone, i peperoni e finalmente il cetriolo, i cetriolo. Poi abbiamo visto già con questa presentazione, no? Abbiamo visto i nomi delle differenti verdure e poi frutti. Mille grazie, signore. Allora, un pochino, sì, l'abbiamo già visto, già visto anche. Allora, poi, quando poi andiamo al supermercato, d'accordo? Troviamo che il prezzo è scritto sulle merci, no? Nel cassetto dove ci sono sistemate le merci. Per esempio, quanto costa l'uva? Qui nelle immagini, no? Quanto costa l'uva? Allora, l'uva costa 3,50 euro, no? Un chilo costa 3,50 euro. E quanto costa un chilo di mele rosse? Abbiamo qui mele rosse e mele gialle. Allora, quanto costa un chilo di mele rosse? Un chilo di mele rosse costa 2 euro. E 4. Quanto costano, qui plurale, no? Le banane. Allora, le banane costano 1 euro al chilo. Le banane costano 1 euro al chilo, no? E quanto costa un chilo di ciliegi? Allora, un chilo di ciliegi poi costa 6 euro. Costa 6 euro. E quanto costano le mele gialle? Allora, le mele gialle costano 2,50 euro o 2 euro e mezzo, no? E finalmente quanto costano le fragole? Allora, le fragole costano 3 euro. Benissimo. Bene, adesso poi vediamo dopo, diciamo, aver visto tutte queste presentazioni che ci mette nel contesto della situazione, andiamo poi a vedere un dialogo, no? Un dialogo, una situazione comunicativa, cioè poi la situazione è al supermercato. Poi vedremo una coppia di sposi, no? Che si trova al mercato per fare la spesa. E qui avete poi l'immagine, no? Che ci traduce, diciamo, il dialogo. Cominciamo poi. Si tratta poi di Carlo e Maria, una coppia, due sposi, no? Allora, cominciamo la conversazione. Carlo, che cosa ti serve questa settimana? Maria, la sposa. Allora, un po' di tutto. Per cominciare, il pane. Carlo, sì. Prendiamo 2 chili di pane. Ci serve anche il formaggio? Maria, sì, anche il burro. Prendiamo 3 etti di formaggio e 1 netto di burro. Carlo, compriamo la carne? Maria, sì, certamente. Prendiamo un pollo, 1 chilo di vitello e 1,5 chilo di agnello. Carlo, e non dimentichiamo la pasta, e il riso anche. Maria, ora manca la frutta. Andiamo nell'altro reparto. Oggi non hanno una grande varietà. Non mi piace questa frutta. Maria, sono d'accordo, ma bisogna prenderne un po', va bene? Compriamo 1 chilo di arance, 1,5 chilo di banane e basta. Carlo, e prendiamo anche un po' di verdure, sì? Carote, cipolle, pomodori e anche patate. Maria, no, 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 non ci servono. Abbiamo ancora patate a casa. Invece non c'è più detersivo per i piatti e non abbiamo i biscotti per la colazione. Carlo, ci servono anche il caffè e l'acqua minerale. Maria, sì, ma l'acqua minerale frizzante, goccia di carnia. Carlo, anche oggi spendiamo molto. Maria, sì, costa tutto molto caro, ossia che tutto costa molto e molto caro, perché abbiamo scelto di fare la spesa al supermercato. Benissimo, poi come poi
Avrete capito che si tratta di una conversazione fra uno sposo e la sua sposa, no? Che stanno facendo poi la spesa al supermercato e stanno poi scegliendo cosa, scegliendo, poi prendendo quello che gli serve. Vediamo. Allora, comprensione. Risponde con vero o falso alle seguenti affermazioni. 1. Maria e Carlo sono al supermercato. Vero o falso? 2. Devono comprare la ricotta, vero o falso? Ricotta, cioè del formaggio, ricotta è il formaggio. In casa gli manca la frutta, vero o falso? Comprano i mandarini e le mele, vero o falso? Comprano anche le patate, vero o falso? Hanno bisogno del detersivo per le piatti, vero o falso? Comprano alcune bottiglie di vino, vero o falso? Spendono molto, vero o falso? O falso. Allora, le risposte. 1. Maria e Carlo sono al supermercato. Sì, vero, sono al supermercato per fare la spesa, no? 2. Devono comprare la ricotta. Sì, vero, il formaggio. In casa le manca la frutta. Vero, sì, le manca la frutta anche. 4. Comprano i mandarini e le mele. Falso, non comprano i mandarini, comprano delle banane. Comprano anche le patate, vero? Sì, hanno bisogno del detersivo per i piatti, sì, vero. E comprano alcune bottiglie di vino, falso. Comprano l'acqua minerale. Spendono molto, sì, spendono molto. Bene, altre domande di comprensione. Dove si trovano Adolf e Maria? 2. Hanno bisogno di pane? 3. Quanto ne prendono? 4. Prendono anche del formaggio e del burro, no? 5. Quanto ne prendono? 6. Hanno bisogno di carne o della carne? Risposta. Maria o Carlo e Maria si trovano al supermercato per fare la spesa. 2. Sì, hanno bisogno del pane. 3. Ne prendono un chilo del pane. 4. Sì, prendono del burro. 5. Ne prendono 100 etti di burro, no? 6. Sì, hanno bisogno della carne, così comprano pollo, vitello e agnello. Allora, scegliere la risposta giusta, no? Maria e Adolfo fanno la spesa al supermercato o al mercato? Comprano il pesce o la carne? Hanno bisogno del pane o del crackers? Prendono un po' di carote, di sedano o cipolle? Pomodori e aglio. In casa poi di Adolfo e Maria mancano il caffè, l'acqua minerale, poi il liquore e le patate. Vediamo. Poiché Maria e Adolfo fanno la spesa al supermercato, comprano la carne, hanno bisogno del pane, prendono un po' di carote, cipolle, pomodori. E in casa di Adolfo e Maria mancano il caffè, l'acqua minerale e le patate. Bene, passiamo poi adesso subito poi a vedere poi la parte grammaticale, no? E qui si tratta poi del plurale irregolare in italiano. Poi esempi qui che avete poi sono poi la crisi. Allora, poi bene, seguiremo poi l'altra puntata, no? Poi se seguiremo poi l'altra puntata, poi qui ci fermiamo perché il tempo o è l'ora, no? Poi arrivederci. Bene, continueremo poi la prossima, d'accordo? Poi allora vi lascio, a presto.